Ma è stata senza ombra di dubbio la peggior partita dell'inizio della stagione, questo è chiaro. Molto probabilmente non sono stato io bravo neanche a spiegare alla squadra l'importanza della partita, soprattutto le problematiche che ci potevano essere, perché abbiamo subito tutto ciò che sapevamo di poter subire. E poi siamo caduti in degli errori troppo evidenti, che poi ci sono costati la partita, e il dispiacere più grosso va per tutti quei tifosi che oggi ci hanno sostenuto per l'ennesima volta e che gli abbiamo fatto vedere uno spettacolo osceno, perché oggi siamo stati imperdonabili in quanto prestazione, perché le partite poi, come spesso vi ho detto, si possono anche perdere, ma il come anche oggi è veramente triste da raccontare. Me ne assumo tutte le responsabilità, perché il primo responsabile sono io di questa prova oscena. È chiaro che tirare fuori la personalità, il coraggio, quando tutte le cose vanno bene, è facile a tutti, e poi nei momenti difficili che devi saper tirar fuori qualcosa in più, e questo qualcosa in più l'hanno tirato fuori in pochissimi che hanno provato a fare qualcosa, ma siamo stati inermi. E come ho detto a loro, io ero arrabbiato alla fine del primo tempo, perché nel momento in cui riesci a incanalare una partita, perché siamo andati in vantaggio, non puoi prendere due gol come hai preso, e addirittura abbiamo sperato di prendere il terzo in 3 minuti, in 4 minuti. Sono errori troppo evidenti, che l'errore ci può anche stare, ma affrontare il duello in quella maniera non mi è piaciuto, ed è una cosa che si era già evidenziata nella partita precedente, perché i gol erano di leggerezza. È chiaro che forse qualcuno ha fatto dei voli pindarici per come ci stavamo esprimendo, ma hanno perso di vista quello che è il nostro reale valore e quello che è il nostro reale obiettivo, perché noi dobbiamo salvarci. E forse qualcuno non è chiaro, e quindi me ne assumo le responsabilità, perché sono io che lo devo trasmettere. E molto probabilmente anche l'ingresso del secondo tempo, dove potevamo prendere due gol, perché oggi Andrea Tozzo ci ha salvato il risultato in diverse occasioni, perché sennò era molto più ampio il divario. Ma la reazione che non c'è stata, è chiaro che denota dei limiti caratteriali sui quali dobbiamo lavorarci in maniera forte, perché poi non è che ci possiamo aggrappare sempre a qualche assenza o a qualche giocatore di spessore. Poi i protagonisti devono essere tutti e devono tirare fuori qualcosa in più, perché sennò poi questa professione è difficile svolgere. I primi due gol sono, no, evitabili, non devono arrivare neanche a tirare in porta, a maggior ragione che sei in vantaggio. E il terzo è ancora più grave, perché vuol dire che sei passivo, e quando affronti la partita in maniera passiva e soffri il duello, soffri un po' la pressione, è chiaro che gli avversari poi ti puniscono, non è che ti ringraziano. E invece questa capacità oggi non l'abbiamo avuta, e io in primis, ma tutti quanti dobbiamo farci un esame di coscienza, perché poi noi abbiamo dimostrato che quando giochiamo di squadra noi riusciamo a essere pericolosi e a fare la partita contro chiunque, anche con le squadre di vertice. Ma come già vi ho detto, noi nel momento in cui smettiamo di giocare d'insieme, individualmente, poi qualche duello lo possiamo perdere, perché li perdiamo con troppa facilità. E serve un immediato cambio di atteggiamento.